Per quanto riguarda la questione dell'Istituto per il Commercio Estero, lei oggi è qui accanto ai lavoratori che stanno protestando. Loro chiedono che non sia soppresso questo ente, altri dicono no, sopprimiamolo perché è uno spreco. Qual è la sua posizione? Che sono lavoratori che hanno una specializzazione su un versante molto delicato per le nostre esportazioni, è bene che queste professionalità si mantengano, è bene riorganizzarle con criterio. Si riorganizza, ma è bene che sia sotto una sola amministrazione, dando garanzie peraltro anche ai precari, perché non devono essere gli ultimi a pagare per i ritardi altrui.